That one is, what is this? Big machine. This is a big machine. Quindi benvenuti al lob temple, dog temple. Dog temple, il tempio dei cani. Come potete notare ci sono un bel po' di cani ed è un posto dove vengono curati gratuitamente cani randaggi, vengono presi, curati, sfamati, quindi nutriti. Potete notare ci sono dei volontari che fanno questo lavoro, cioè lavoro nel senso sono volontari, per cui how many dogs? 65. Quindi 65 cani ci stanno qui in giro, uno mi sta praticamente sbranando la mano, non è vero, scherzo. Questo è il famosissimo Leo, credo che sia il più anziano. Poi c'è quest'altro giocherellone. Sono praticamente circondato da cani. Dog Temple, il tempio dei cani. E stanno tutti qua. Ai, scemo. I don't know why. Some electrolyte. 65 cani vengono ospitati in questo luogo. Sono ospitati. Io ormai non ho perso anche il linguaggio italiano, ormai parlo a cacca. Va bene, potete notare queste costruzioni fatte a mano, ovviamente, con il bambù. Molto rustiche. Qui ce n'è un altro Dog Temple, tempio dedicato ai cani randaggi, che vengono accolti. E qui ci vivono naturalmente anche delle persone, oltre a starci dei volontari che vanno e vengono. Credo che adesso siano due i volontari fissi che ci sono, e poi ci stanno altre persone invece che proprio ci vivono. Venite qua, venite un poco qua. Guarda questo. Dove cazzo stanno andando adesso tutti di là? Perché sono attratti dai rumori, quindi quando vedono stranieri o sentono stranieri nelle vicinanze si dirigono, si catapultano tutti. 65 bestiole. Ecco, 65 cagnolini. Che c'è, Ciccio? Tranquillo, dai. Stai sereno. Oh!
special dog. Ah, so for this reason they do like this. You know the dogs come over this side. Yeah. Yeah, you see, and they all go crazy. Uh-huh. So for this reason they do like this. Yeah, look, they all. Perché ci sono altri cani fuori dal recinto che non appartengono al gruppo. Siccome sapete che i cani sono molto territoriali, quindi appena vedono umani o soprattutto altri animali della loro specie, quindi altri cani al di fuori della proprietà, automaticamente scatta l'allerta e quindi... Vedete qua, sono organizzati praticamente così. Questo è il perimetro e lì ci stanno altri cani fuori. Ecco perché, svelato il mistero, o quando si avvicinano comunque strani, anche come l'hanno fatto quando sono entrato. Ecco. E quindi, raga, questo è il Dog Temple, famosissimo Dog Temple ad Arambol, Goa. Posto molto tranquillo. Ora naturalmente a me non mi conoscono, quindi sono un po' diffidenti, però diciamo che poi si abituano anche loro. La signora che scopa a terra, non si capisce bene se sia un foglio, probabilmente sì. Le foglie, questo che non è un seme strano. Oliver, Oliver, I throw you in the river. What is this behavior? Running around. E quindi Dog Temple. Come potete notare, insomma, sono un po' dappertutto questi cagnolini. E poi c'è questo che è troppo simpaticone, troppo simpaticone. Questa voce non ne ha proprio, probabilmente ha qualche problema alle corde vocali. Ecco. Andiamo avanti. La quantità di cani. Mai visti tutti questi cani tutti in una volta in vita mia? Ah, e qui praticamente c'è la spiaggia. This is the beach. So people stay there. Wow. Very nice. Ma cos'è? Dove sei? Cornuto. Che c'è? Vieni qua, vieni. Vieni, vieni. Non avere paura, ciccio. Mm?
incredibile. Everybody here?